Shadow Warrior 3 porta su un altro livello la particolare serie Spara Tutto in prima persona, con una perfetta miscela di frenetiche sparatorie, taglienti combattimenti corpo a corpo e uno spettacolare sistema di movimento a corsa libera. Lo Shogun caduto Lo Wang e Orochi Zilla, diventato prima suo nemico e in seguito suo aiutante, intraprendono un'improbabile missione per ricatturare un antico drago che hanno involontariamente liberato dalla sua prigione eterna. Armato della sua fedele katana e di una pesante varietà di lame e proiettili, Lo Wang dovrà attraversare parti inesplorate del mondo per trovare la bestia oscura e respingere nuovamente l'apocalisse. Per fermare l'imminente cataclisma, avrà bisogno della maschera di un dio morto, l'uovo di un drago, un tocco di magia e potenza di fuoco a sufficienza. Shadow Warrior 3 è in uscita oggi, 1 marzo, per PlayStation 4, Xbox One e PC. Scoprite i caratteristici combattimenti del pluripremiato studio di sviluppo giapponese Platinum Games con Babylon's Fall, insieme ad un massimo di altri 3 giocatori, oppure affrontate in single player la Tower of Babel in questo nuovo GDR d'azione in cooperativa. Unite le forze a quelle di altri Sentinel, soggetti a cui sono stati impiantati con la forza i Gideon Coffin, reliquie che conferiscono poteri impareggiabili ai pochi sopravvissuti per poi scegliere il vostro stile di gioco con diverse armi, ciascuna con abilità e tecniche diverse. Personalizzate il vostro equipaggiamento per sfruttare fino a 4 armi in qualsiasi momento. Esplorate una ricca ambientazione fantasy ispirata ai dipinti ad olio medievali. Babylon's Fall è in uscita il prossimo 3 marzo in esclusiva Sony PlayStation 4 e 5. Gran Turismo 7, sintesi di una storia lunga 25 anni, punta a offrire tutte le migliori funzionalità della serie. Piloti competitivi, collezionisti, amanti della messa a punto, progettisti di livree, fotografi e appassionati di corse arcade, le funzionalità ispirate al passato, presente e futuro di Gran Turismo accendono la scintilla della passione dei giocatori di ogni tipo. Se amate gareggiare, allenatevi per poi competere nei campionati FIA e nelle modalità sport. Ma Gran Turismo 7 va oltre le corse e esplorate fino in fondo le possibilità del simulatore di guida realistico grazie a nuovi strumenti che vi permetteranno di lasciare il segno sulle vostre esperienze di guida. Gran Turismo 7 è in uscita il prossimo 4 marzo in esclusiva Sony PlayStation 4 e 5. C'era una volta un eroe coraggioso che ha combattuto un terrificante drago noto come il Cruel King e alla fine ne è uscito vittorioso. Tuttavia, invece di dare il colpo di grazia, l'eroe decise di tagliare una delle corna del drago, proclamando: devi espiare i tuoi peccati. Nei giorni che seguirono, l'eroe trascorse del tempo con il drago mentre guariva, e prima se ne rendesse conto, l'eroe e il drago divennero molti amici. Un giorno, anni dopo, l'eroe subì una ferita mortale, lasciando la sua unica figlia Yu. Come ultimo desiderio dell'eroe, la bestia si occupò di allevare Yu per trasformarlo in un grande eroe. Da quel momento in poi ha vegliato su Yu, fungendo da suo protettore e guida nelle sue numerose avventure in modo che un giorno possa diventare un grande eroe. Tuttavia, questi momenti idilliaci non dureranno per sempre, poiché l'inevitabile riemergere delle verità sul passato del Cruel King si avvicina, annunciando nuove prove sia per re che per Yu. Tutto questo e molto altro in questo videogame dal titolo The Cruel King The Great Hero dal prossimo 11 marzo per PlayStation 4 e Nintendo Switch. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è un nuovo GDR d'azione creato da Square Enix in collaborazione con Team Ninja di Koei Tecmo Games e rappresenta un nuovo grande orizzonte per la serie Final Fantasy. In questo GDR d'azione duro e puro, Jack affronta numerose sfide per restituire la luce ai cristalli di un regno invaso dall'oscurità. Combattete e sconfiggete del nemico sensibilità con tantissime abilità e personalizzate la squadra e l'esperienza di gioco grazie ai diversi livelli di difficoltà, alle varie classi e ad un vasto arsenale di armi. Quando i cristalli torneranno a splendere, giungerà una nuova era di pace o un'altra ondata di oscurità? Stranger of Paradise Final Fantasy Origins è in uscita il prossimo 18 marzo per PlayStation 4 e 5 e Xbox One. Un GDR strategico di prossima generazione con robot, ambientato in una realtà fantascientifica alternativa, dove i siderali, umani dotati di abilità speciali, affrontano una minaccia extraterrestre nota come i Relayer. Comandate uno squadrone di esodroidi astrali, delle armi umanoidi sviluppate dalla tecnologia di antiche civiltà aliene per difendere la Terra dagli alieni Relayer invasori. Circa 100 video unici verranno riprodotti durante il gioco e le mappe e i livelli sono illustrate con una qualità elevatissima,
completamente in 3D. Relayer include anche emozionanti attacchi speciali come pugnalata alle spalle e Big Bang. I giocatori dovranno usare una vasta gamma di strategie per condurre i siderali alla vittoria. Relayer è in uscita per PlayStation 4 e 5 il prossimo 24 marzo. Affrontare l'ignoto, scoprire la verità e salvare la città. Tokyo è funestrata da forze letali non appartenenti a questo mondo, dovuto ad un pericoloso occultista che in un istante ha fatto scomparire la popolazione. Alleatevi con una potente entità spettrale nella sua missione vendicativa e padroneggiate un poderoso arsenale di abilità per svelare la verità dietro le sparizioni, mentre affrontate l'ignoto in Ghostwire Tokyo. Grazie alla potenza e alla velocità della console PlayStation 5, Dando Game Wars ha creato una versione meravigliosa e sovrannaturale della Tokyo moderna. Immaginate una città dall'atmosfera funesta e dai mille pericoli svelate nuovi misteri ad ogni angolo, grazie al sistema di abilità e azioni complete di tecnologia tattile senza precedenti basata sull'utilizzo dei controlli wireless DualSense e di un nuovo audio spaziale 3D avanzato. Ghostwire Tokyo è in uscita il prossimo 25 marzo per PlayStation 5 e PC. Ikai è un videogioco horror psicologico in prima persona che trae ispirazione dal folklore giapponese. Vivete l'orrore per mano degli yokai giapponesi e immergete nelle superstizioni del passato guidato da una storia unica e dall'esplorazione. Ikai incarna lo spirito del classico genere horror psicologico con un protagonista in difesa e incapace di attaccare creature malvagie. Tuttavia, esplorate un nuovo senso dell'orrore affrontando direttamente le minacce senza fuggire o attaccare. Ogni meccanica videogame è destinata a suscitare questa sensazione di impotenza e a creare un'atmosfera tesa. I movimenti lenti, precisi e naturali, come modo di interazione, assomigliano a quelli della vita reale per favorire l'immersione nel misterioso mondo di Ikai. Infine, Ikai è in uscita per PlayStation 4 il prossimo 29 marzo.